Grazie mille di essere qui a TEDx Varese Countdown, l'iniziativa insomma di TED globale per dare vita a scambi e conversazioni in grado di accelerare soluzioni per la crisi climatica, trasformando le idee in azioni. Luca, peraltro qualche giorno fa, ha tenuto il suo primo TEDx Talk a TEDx Milano e oggi è qui anche per ispirare insomma i nostri artisti con il suo lavoro e i suoi spunti. Parliamo ovviamente di fotografia e del ruolo insomma che ha nel raccontare in modo efficace le soluzioni alla crisi climatica, e partirei forse da uno degli ultimi premi award che hai vinto, il Leica Oscar Barnack Award, che è un premio, no, che nasce nel 1979, ho preso appunti, mi sono studiato, e celebra la fotografia, quella in grado di esprimere, no, la relazione tra essere umano e ambiente. Lo vinci nel 2020 con un progetto che è Future Studies, e il premio ne parla così sul sito, e poi ti chiedo ovviamente di spiegarci un pochettino il perché hai fatto questo progetto e in che cosa consiste. Un progetto di lungo respiro che ha l'obiettivo specifico di esplorare le nuove modalità di sopravvivenza sul pianeta Terra da parte dell'essere umano. Luca Locatelli, dice l'award, mette in discussione il nostro concetto di bisogno di crescita economica permanente e usa il suo progetto per dare vita a un intenso dibattito sulla nostra relazione con la natura e la tecnologia. E quindi la mia prima domanda per te è questa: che cosa ti ha spinto a intraprendere un progetto di questo tipo, e che cos'è Future Studies e perché è per te importante? Allora, tutto è iniziato moltissimi anni fa in Amazzonia, come attivista, giovane attivista che si è innamorato fondamentalmente della protezione ambientale, quindi di tutto ciò che riguarda il valore che abbiamo sul pianeta da difendere, no? E fino a quando, in un percorso in cui poi è arrivata la fotografia, ho veramente capito a un certo punto che noi, no, del primo mondo cosiddetto, ci arroghiamo sempre un po' il diritto di dire agli altri cosa dobbiamo fare, no? E quindi evidenziamo sempre un po' il problema degli altri, ma poi alla fine siamo un po' noi che partecipiamo all'equazione climatica in maniera così devastante. E grazie anche a un background che ho mio sulla tecnologia, io facevo l'informatico prima di fare il fotografo, a un certo punto ho cominciato a interrogarmi su quelle che potevano essere le azioni che noi stavamo facendo per contrastare questo problema. E devo dire che non era un gran all'inizio, ho fatto veramente fatica, perché la crisi climatica non era presente nei media, cioè non se ne parlava in nessun modo, però ho cominciato a scoprire alcuni primi esempi virtuosi di come noi potevamo innanzitutto fare qualcosa, e a quel punto ho iniziato un percorso che poi ha preso il nome di appunto Future Studies, che è semplicemente un'esplorazione in giro per il mondo di quelle che sono le soluzioni più promettenti che abbiamo per affrontarla realmente questa crisi climatica, perché trovo fondamentale anche informare informare sui tutti i canali possibili e immaginabili le persone di quelle che possono essere realmente le soluzioni, in modo da poter ricostruire anche un immaginario del futuro, perché appunto le nuove generazioni crescono ormai in un momento storico in cui non gli è più concesso di sognare, di immaginare il futuro, mentre noi quando siamo cresciuti, la mia generazione, volevamo fare gli astronauti, volevamo fare tante cose, potevamo immaginarci quello che sarebbe successo se noi avessimo conseguito i nostri obiettivi, e quindi il mio lavoro cerca di
di ricostruire questo anello spezzato che si chiama speranza e cercare di immaginare un futuro che sicuramente sarà diverso, perché non possiamo pensare di tornare indietro, ma che comunque è un futuro possibile. Grazie. E oggi per noi hai portato una selezione di immagini che ovviamente no, rappresentano anche una selezione di storie dietro ogni Assolutamente. Una storia. Ci vuoi raccontare un po'? Assolutamente. Allora, intanto... Ok. Perché poi appunto tutte queste cose no, si parla, si vede spesso anche in televisione, no? Le soluzioni. Ma cosa sono queste soluzioni? Cioè... Che look hanno, no? Cosa si vedrà nel futuro? Come ce lo immaginiamo il mondo nel futuro? E quindi io vi ho portato una serie di immagini che cercano di fare questo. Io sono un fotografo documentarista, quindi a differenza vostra come artisti, diciamo, che avete più libertà di movimento, io mi osservo il presente. Quindi non tocco minimamente il presente, ciò che ho davanti, e quindi documento il presente per cercare di scatenare un futuro. Per esempio, in questa immagine che voi vedete alle mie spalle, siamo in Islanda, un paese altamente orientato al rapporto, a un equilibrio uomo-natura. E qui abbiamo una serra tecnologica che... vive in simbiosi con un vulcano, ovvero usa le ceneri vulcaniche per crescere i propri prodotti e utilizza l'energia geotermica per alimentarsi, no? Per me questa è un'immagine evocativa di quella simbiosi che stiamo cercando nel rapporto uomo-natura e tecnologia, perché la tecnologia è sicuramente uno dei processi che dobbiamo mettere in campo per poter accelerare queste azioni. Qui invece siamo di fronte a un uomo che insieme ad altri 1000 uomini da oltre 30 anni smontano a pezzi una centrale nucleare nel nord-est della Germania. Vanno in giro in questi sotterranei a cercare superfici radioattive, metalli e così via, e cercano di pulire questa centrale che dava, pensate, l'energia a tutta Berlino Est. Quindi, anche per cercare di recuperare i metalli di questa centrale in un processo di circolarità economica. Ed è un simbolo di un po' di cosa succede quando sbagliamo, cioè quello che è il casino che poi ci portiamo dietro negli errori che facciamo. Ecco. Sempre all'interno di questa storia che io ho fatto in Germania sulla transizione energetica tedesca, perché la Germania ha un programma governativo che si pone come obiettivo quello di chiudere 22 centrali nucleari entro il 2022. Ok? Una centrale nucleare nel nord ovest della Germania, che non era mai entrata in operatività dopo la riunificazione tedesca, è stata trasformata in una giostra, fondamentalmente, in un grande parco divertimenti a tema nucleare, e quella che era la torre di raffreddamento di questa giostra è stata trasformata in una giostra. Questo è un po' un simbolo riconosciuto dalla nazione nel loro immaginario del futuro, quando nel 2050 no, le centrali nucleari o le coal mine diventeranno dei luoghi in cui divertirsi, quasi a prendere no, per i fondelli il passato in un qualche modo. E a proposito di simboli, qui ci troviamo di fronte a una delle ultime icone industriali nate sul pianeta, che è un inceneritore a Copenaghen che si chiama Magerbacke, che in realtà si pone come obiettivo quello di unire i muscoli industriali, che ci piacciono o no, sono quelli che ci fanno tenere accesi i computer in questo momento, le luci eccetera eccetera, all'ambiente. Quindi non emette nessun tipo di emissione, è stato studiato per andare a biomassa
addirittura è un luogo di attrazione turistica, c'è una pista da sci sul tetto, c'è una parete d'arrampicata e all'interno moltissimi eventi sulla consapevolezza della crisi climatica. Quindi un trade union estremamente interessante, tra l'altro progettato da uno degli architetti più importanti che abbiamo sul pianeta. E sempre nel processo di transizione che io analizzo con le mie immagini, non possiamo dimenticare l'energia rinnovabile, no? Voi dovete sapere che in Europa, dove siamo molto più avanti di altri continenti del mondo, c'è in atto un piano gigantesco, cioè ci sono uomini in questo momento nel Mar Baltico che si alzano la mattina e vanno a installare foreste di turbine eoliche per sopperire alla chiusura appunto delle centrali nucleari in Germania, per esempio, che creano più del 23% dell'energia del quinto paese più industrializzato al mondo. Quindi, insomma, non è facile dare energia alla Germania. E lì sta succedendo questo e noi non lo vediamo. Okay? Quindi io cerco di rendere visibile questi processi con immagini attraenti. Così come possiamo parlare dei processi legati alle proteine, no? Proprio io che ho nutrito la mia passione sull'ambiente in Amazzonia, non ci potevo credere che l'Amazzonia per la gran parte veniva distrutta dal fatto che noi dobbiamo creare la soia, ok? Quindi deforestiamo, creiamo monoculture di soia che vengono date da mangiare agli animali con cui poi ci facciamo la carne per gli hamburger. Cioè è un paradosso assoluto, siamo troppo intelligenti per arrivare a una soluzione così semplice, no? E in questo caso, per esempio, parliamo di insetti. Questo è nel centro di Londra, questa azienda coltiva insetti da scarti di cibo locale e caffè, ok? E costruisce insetti come forma di proteina molto efficiente da dare agli animali, ok? Quindi un'alternativa vera al problema che colpisce ancora oggi l'Amazzonia in maniera così devastante. E qui entriamo nella fantascienza, nel render. No, è tutto vero. Questa è la casa del contadino del futuro, in Olanda. L'Olanda è il secondo esportatore di cibo più grande al mondo, dopo gli Stati Uniti, ed è 270 volte più piccolo. Per il 60% del suo territorio non dovrebbe esistere, fondamentalmente, perché si allaga, è stato ripreso dal mare, conquistato dal mare. Quindi hanno niente, ok? E questo niente gli ha permesso di ottimizzare tutto. Ok, quindi loro sono riusciti a costruire per primi dei sistemi operativi sull'agricoltura che riescono a coltivare delle quantità di cibo decisamente massive con un impatto ambientale ridottissimo. E questo è quello che succede, cioè questa è la casa di un contadino, di un modern farmer, intorno ai suoi campi. Qui invece ci troviamo in un altro settore di fortissimo impatto, che è il mondo fashion. Il fashion ha, e soprattutto il fast fashion, ha generato un tremendo impatto ambientale. Parliamo di un 15-20% sull'equazione climatica. E in realtà, nelle mie investigazioni, ho scoperto che a Prato, okay, qui in Italia, abbiamo un esempio virtuoso, centenario, okay, di come la spazzatura tessile si può rigenerare in una lana meccanica sostenibile. Quindi loro da centinaia d'anni sono capaci di prendere la spazzatura tessile e ritrasformarla in materia prima. E lo fanno per i grandi brand, perché oggi ovviamente
sustainable, no? È quell'etichetta che permette ai grandi brand della moda, ma anche del fast fashion, di vendere alle nuove generazioni. Così come dobbiamo riconsiderare l'importanza della natura e delle tecnologie naturali. Quando parlo di tecnologie naturali, parlo proprio della natura come la miglior tecnologia che abbiamo da mettere in campo. Cioè qui per esempio siamo di fronte a un'azienda nel Montana, negli Stati Uniti, che ha inventato questo sistema di ripulire le acque sporche cittadine attraverso un bioreattore di alghe, ok? E lo fa con una capacità impressionante dal punto di vista qualitativo, quindi molto meglio di processi diciamo chimici, e con un processo naturale legato alla fotosintesi clorofilliana, abbastanza semplice. E quello che gli ritorna in cambio è una polvere verde, che è lo scarto che le alghe generano, che lui vende alle grandi aziende della moda come bioplastica per farci le suole delle scarpe. Okay? Quindi un esempio dove la natura, usata intelligentemente, salva la natura. Okay? Però non dobbiamo dimenticarci della natura nella sua concretezza e capacità di risolvere il nostro problema. Voi dovete pensare che nell'equazione climatica noi abbiamo il 50% del problema viene risolto dalla natura, cioè noi quello che emettiamo in atmosfera come CO2 viene praticamente assorbito per il 50% da ciò che abbiamo in questo momento a livello naturale sul pianeta. Quindi se noi togliamo natura, ovviamente sbilanciamo i calcoli delle soluzioni sulla crisi climatica. E noi pensiamo sempre all'Amazzonia, come io per primo. Questa è la Posidonia. Io questa foto l'ho scattata qualche settimana fa in Sardegna. Okay. La Posidonia, che è quel tipo di macchia nera, no? Su cui noi abbiamo paura di nuotare quando ci immergiamo nelle acque della Sardegna o nel Mediterraneo o in tutto il mondo, o che troviamo spiaggiata e confondiamo come alga, okay? In realtà è il vero segreto delle acque cristalline che noi abbiamo in Sardegna, delle spiagge rosa e così via. E pensate che la Posidonia è capace di assorbire 20 volte la CO2 di una medesima pianta della stessa dimensione in Amazzonia. Quindi è fondamentalmente la nostra Amazzonia, ok? E noi ci dobbiamo occupare di capire, di crearci una consapevolezza su quelle tecnologie naturali che sono già a nostra disposizione e che noi distruggiamo perché ci buttiamo le ancore. Ok, quindi dobbiamo fare fondamentalmente un gioco tra uomo, tecnologia e ambiente, ma dobbiamo rimettere la natura al centro dell'equazione prima di tutto. Quello che abbiamo visto in breve è un riassunto di una visione artistica, ovviamente. Io di base cerco di prendere dei report scientifici complessi e in team con giornalisti, ambientalisti, eccetera, cerco di tradurre quel tipo di materiale incomprensibile ai più, no? In un'immagine sexy, no? Che può essere può creare curiosità a molte persone e quindi di distribuirla attraverso il mio lavoro, come diceva anche David, con grandi media internazionali che mi danno accesso a Instagram molto grandi e quindi fondamentalmente e chiaramente a mostre prestigiose in cui posso essere coinvolto con il mio lavoro. Quindi è una specie di... Il mio è diventato un lavoro di
di attivismo, ok? E quindi vengo definito spesso come un influencer climatico al positivo. E questo è quello che io fondamentalmente voglio fare. Grazie, grazie mille Luca. Grazie per queste immagini, per queste storie e anche insomma per averci fatto capire meglio in che modo, no? Chi fa fotografia può avere un ruolo nel generare a tutti gli effetti una nuova consapevolezza. E l'ultima domanda che ti faccio è diciamo legata agli aspetti concreti, no? Quando si sviluppa un progetto di questo tipo, che cosa c'è dietro? Come si sostiene e anche in che modo può, no, innovare il modo in cui l'ecosistema dei media genera informazione e comunicazione? È un discorso complesso che cerco di riassumere velocemente, però diciamo, parlando da artisti, mi viene da dire prima di tutto siate voi stessi. Ok? Cioè è una cosa molto importante quello. Cioè quello che c'è dietro è una vera passione. Non è una buona idea, non è cavalcare un argomento del momento, è una vera passione che vi guiderà attraverso un percorso completamente diverso uno dall'altro a sviluppare un linguaggio che riesce a bucare in un qualche modo e a permeare la audience che vi siete posti di raggiungere. Quindi la prima cosa è assolutamente questa. Dopodiché le opportunità che oggi come oggi ci vengono offerte, no? Fondamentalmente dalla crisi climatica, che sembra un paradosso, no? Sono legate al fatto che in questo momento è arrivato il marketing. Cioè, io lo vedo nelle grandi aziende, nelle istituzioni, nei musei, a TED, no? Cioè, sì, questo è l'argomento del momento. Cioè, io parlo spesso con persone che mi coinvolgono in progetti che hanno un problema, cioè, dal loro punto di vista, no? Cioè, arrivano e dicono, cavolo, dobbiamo fare qualcosa perché adesso quest'anno ci hanno imposto un budget sulla sostenibilità, ok? E lì tu puoi prenderla in due modi, greenwashing, puoi parlare di tante cose. Io la vedo come una forma di transizione, perché dal momento che non ci continuiamo a parlare tra 20 persone che la cosa la conoscono già molto bene, ma cerchiamo di influenzare persone che le cose non la conoscono minimamente, che non gli è mai interessata e che entriamo dentro, no? Delle stanze che prima non era possibile accedere, ecco, io credo che come artisti lì stiamo facendo veramente influenza, ok? E quindi questo apre anche, per rispondere a un terzo punto della tua domanda, a un'economia sostenibile di scala, ok? Cioè io i miei progetti oggi me li scelgo, li costruisco, li progetto, mi avvalgo di collaborazioni importanti per poterli contestualizzare e validare dal punto di vista scientifico, giornalistico, visivo, eccetera, eccetera, e i soldi li trovo da chi in un qualche modo a oggi vuole appiccicarsi sulla maglietta l'hashtag sustainable, ok? E questo è con un'etica ovviamente a bordo nella verifica di alcuni sforzi reali che possono essere messi in campo dalle aziende, ma con le goffaggini anche del caso, perché non possiamo pretendere, e questo è un punto veramente importante, che il mondo cambi in un secondo, ok? Cioè siamo di mezzo a una transizione, faremo mille errori, i giganti si devono trasformare, le aziende che fanno mining devono fare alluminio riciclato, no? Questo è veramente il cambiamento, ok? E quindi strutturare un progetto artistico su queste tematiche, io credo che non sia mai stato, cioè 15 anni fa quando ho iniziato a fare le prime foto su queste cose qui, mangiavo a casa di mia madre,
fondamentalmente, quindi perché non avevo i soldi per sostenermi. Oggi devo dire di no a molte cose, quindi io vorrei insomma trasferire un pensiero positivo a chi si approccia, quindi voi siate voi stessi, che poi alla fine le cose troveranno il loro modo di evolversi nella giusta direzione.